In attesa presenza di molti cittadini e simpatizzanti all'incontro tenuto nella sala consiliare della comunità montana Peligna a Sulmona, promosso dal Movimento Fratelli d'Italia in vista delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio prossimi. L'assessore regionale Paolo Gatti, candidato al Parlamento per la Camera dei Deputati, Antonio Tavani, vicepresidente della provincia di Chieti, candidato per il Senato della Repubblica, hanno incontrato cittadini e simpatizzanti del nuovo movimento politico che si ispira alle posizioni politiche dell'ex ministro Giorgia Meloni, candidato premier. Abbiamo chiesto ai candidati Paolo Gatti ed Antonio Tavani se il movimento è collegato alla coalizione di centrodestra a fianco del PDL, partito da cui sono usciti in posizione critica. Siamo nella coalizione di centrodestra perché ovviamente non standoci avremmo favorito il centrosinistra o altre formazioni, quindi siamo nel centrodestra con uno spirito però molto critico. Il nostro obiettivo è di gettare il seme di un nuovo centrodestra più serio, più ancorato ai territori, forse anche più pulito, nuovo. Crediamo che il centrodestra italiano abbia bisogno di nuovi confronti, nuovi protagonisti ed ovviamente lo facciamo in questa fase con una legge elettorale con delle regole che non sono state cambiate e noi di questo ci dispiaciamo molto, e siccome le regole sono quelle di questa legge elettorale, le regole ci impongono di scegliere una coalizione e noi coerentemente, questo ci venga riconosciuto, lo facciamo nella coalizione di centrodestra. Questa campagna elettorale molto tesa, molto dura, è volata per qualche parolaccia da una parte e dall'altra. Ecco, come giudica lei questa campagna elettorale? Si poteva fare di meglio? Intanto si poteva fare in un periodo leggermente meno rigido dal punto di vista delle temperature, perché questo governo di centrodestra ha rimesso il mandato un anno e due mesi fa, c'erano 14 mesi per votare e non si è votato e non si sono fatte le riforme che erano necessarie per cambiare l'Italia. I cittadini, soprattutto in Abruzzo, vogliono sentir parlare di cose da fare, di cose possibili, di un cambiamento di rotta che è assolutamente necessario. Quali sono i punti fondamentali del vostro programma? Innanzitutto noi abbiamo proposto di fissare nella Costituzione, che è il patto supremo tra i cittadini e lo Stato, un tetto massimo di tassazione. Abbiamo ipotizzato il 40%, un tetto massimo che nessun governo può superare. E poi abbiamo proposto, e adesso stanno accettando tutti, la proposta della impignorabilità della prima casa, poiché ci sono tantissime famiglie che stanno rischiando di perdere la casa per non aver potuto pagare delle sanzioni. Il punto fondamentale è rimettere la famiglia e le imprese al centro della nostra attenzione politica.